a me paradossalmente, e me l'hanno detto più persone, ed è vero, a me se droppo un pezzo e magari non mi fa le view sperate, non mi fa i numeri sperati, non mi porta quel feedback sperato, non mi fa rosicare. Mi fa rosicare più quando portiamo un contenuto di un certo livello, fa i suoi numeri, blow up, e mi devo sorbire questo schifo, che è uno schifo indicibile, raga, è uno schifo indicibile. Non tutti sono nati con le opportunità vostre, e non vostre di voi che seguite la diretta, vostre di sti coglioni, intendo. Non tutti. Quindi veramente, raga, qua bisogna darsi una regolata, raga, veramente, cioè, perché mi sono veramente tiltato, cioè, non... Questo è fascismo, raga, cioè, chiamatelo come cazzo volete, questo è quello che è, raga. Anzi, non è manco fascismo, perché è falsa, è mascherata la cosa, capito? Sempre dalle stesse mani. Mo sto qua, freschissimo, sto a Roma, sto sul raccordo anulare, sul grande raccordo anulare, e mi sto recando alla Rustica a fare alcune operazioni. Successivamente, tra circa tra un'ora e sei minuti, inizia Juventus. Ah, ma c'erano altri commenti qua. Porco due, raga. Porco due. C'erano altri commenti. Poi vabbè, sono tutti niente contro i privilegiati, ma qualcosa contro le puttane. Esatto, bro, esattamente. Rispetto per Bologna. Esatto, esatto. Gli fa più comodo di parlare di Black Lives Matter, capito? Perché i problemi veri non vanno affrontati da questi, vigliacchi schifosi. Da questi vigliacchi schifosi, che non sono altro. Però sai cosa rispondono? Che questa è una internazionale e noi siamo italiani e non contiamo un cazzo. Questo ti rispondono, è certo. Non risponderò a nessuno sotto quel post, che poi pensano che mi brucia il culo. Non me ne frega un cazzo, vorrei solo vedere una sola di quelle persone farsi una nostra giornata tipo qua, esattamente. Vorrei vederci uno di quelli, raga. Vorrei vederci uno di quelli nato dove siamo nati noi. E non per flexare, per fare tutti questi discorsi di merda, io sto parlando sul serio. E non parlo di musica, di voler blow upare con la musica, raga. Parlo di persone che ancora in età adulta guadagnano meno della metà di quanto guadagna un rider a Roma. Un rider di 19 anni, e magari queste persone hanno 30, 40, 50 anni. Parlo di ragazzi che non hanno il diritto allo studio perché non possono progredire tramite l'università, perché non ci sono i mezzi pubblici. Raga, ci sono veramente tanti di quei discorsi che si potrebbero fare. Ma che cazzo vuoi? Mi sto leggendo i commenti, zio. Ok, mi ha lampeggiato questo. Io fra un po' comunque devo chiudere la diretta. Stanno zitti.
raga, non ho... mo provo a salvarla, però, cioè, ne ho eliminata una di Zyrtec per salvare questa. Però, fra sciallo, tempo fa avevi detto un post dicendo che volevi conoscere rapper calabresi.